domanda è: una cosa che ti piace in amore, dell'amore? Ma è difficile dire una cosa, perché è un insieme di cose che si muovono all'unisono, per cui visualizzarne solo una a discapito delle altre non riuscirei. In questo momento non riuscirei, poi magari se ci penso ore e ore magari la visualizzo, però così d'impeto non riesco. Cosa penso del sesso orale? No, una cosa che ti piace dell'amore. Che senso? Allora, nel senso sessuale, bastardo. Bastardo nel senso romantico della situazione. Due, dai. Allora, ma ci devo pensare a mo, perché no, no, no. Cosa hanno detto gli altri? Che si diventa cretini e inoffensivi. Il coccolone dell'attesa. Lasciarsi andare alle emozioni. Essere ascoltata, compresa. Gli sguardi che riscaldano. A me mi piacciono le coccole. Godimento a 360 gradi. Il momento in cui è nata mia figlia. Le coccole. Come fa sentire bene, bella. Il romanticismo. Ma che non sei da solo, dai. Allora, voi potete rispondere insieme. Una cosa bella dell'amore. Averla. Essere innamorati. No. Oh, l'emozione, naturalmente. E il fatto di incontrare un'anima possibilmente affine alla mia. Sì, deve essere simpatico, intelligente e generoso. Secondo mondo italiana io molto molto amore. Grazie. Anche a mio Alcatraz io mi piace, grande amore. Io grande amore, sì, sono io il grande amore, grande, sa. Grande maestro, tutti famiglia, tutti saluti, sarà tutto dal Alcatraz. Grazie. Prego. Il periodo iniziale del corteggiamento, quando insomma fantastichi sull'altra persona. Essere convinta di dare invece stai ricevendo. E puoi essere quello che sei con chi ti ama, quindi la sensazione di essere completamente trasparente, insomma, che l'altro ti attraversa. Adesso Dante, lo ripetette Achille, chi si sposa, l'imbecille? Una cosa piacevole dell'amore. Cazzo, mi sta venendo in mente quelle negative. Una forma di masochismo, stare male. Questo periodo. Quando me la ricordo te la dico. Ci penso, aspetta, se no non registra. Devo rispondere subito, hanno battute. Cosa piacevole? Siamo sinceri. Posizioni non so cosa piace dell'amore. Quando finisce? Che mi piace l'amore? Tanti, no, così a freddo mi viene. Cioè, a parole mie, lo so. È che non ci sono parole. Niente, va bene? Non lo so, ci devo pensare. Non mi vuole. Una cosa bella dell'amore. Avevi un suggerimento. Non dire la patata, per favore. Dice Fabio anche che è bello dell'amore il fatto che si tromba. La prima volta che uno si incontra è... La prima volta per dire, con me, con tutti. Allora, una cosa piacevole sessuale, non mi ricordo perché è un po' mo che non lo faccio. E quindi può essere un appello questo? Ricordatevi, sono libera e potete tranquillamente usufruire.
una cosa mi piace dell'amore è fare l'amore, dare l'amore, fare l'amore, dare l'amore. Ma hai detto una. E poi fare l'amore e dare l'amore, quindi credo che fare l'amore e dare l'amore. Il fatto di potersi strofinare pelle contro pelle con la mia dolce metà e sentire il delirio dei sensi. Stare... sono un tipo romantico, quindi mi piace stare stesi su un prato a toccarci. La morbidezza del colpo del corpo del tuo partner. Cucchiaino. È una posizione che si fa abbracciati così dopo quando uno è stufo e stanco. Mette così e si addormenta. Fa male molto la spalla. Il piacere di piacere. Le coccole. I baci, le coccole. Ah, il fatto che cadono gli schemi. Quindi tu sei più spontaneo. La cosa sull'amore, signorina. Le coccole. Le carezzine. Il bacio. Amare. L'abbraccio. La prima cosa che mi viene in mente, non mi viene una prima cosa in mente, me lo penso tutto bello, mi penso una mezza mela, e questo, deve essere questo, cioè, mi immagino che qualche volta accada e deve essere bellissimo. Onore. Chiedo soltanto una cosa che ti piace dell'amore. L'hai già chiesto prima. E io ti ho risposto. È vero, hai ragione. Sì, a tavola. Basta, dai, cadono i schemi, fine. Basta, ciao. Ciao. Ma io sono ancora vergine. Io chiuderei così. Ok. Il fatto che si tromba, il fatto che si tromba, un po' di sana sincerità. Tromba, tromba.